Circa 500 persone provenienti da tutto l'Abruzzo e anche da fuori regione hanno partecipato ad Assergi, frazione dell'Aquila, alla manifestazione indetta dal coordinamento Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso, indetta proprio per difendere il patrimonio idrico del massiccio messo a rischio, dicono i manifestanti, da sostanze chimiche pericolose che vengono utilizzate per gli esperimenti nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. Alla protesta hanno aderito il Forum H20, Rifondazione Comunista Abruzzo, il Centro Politico Sandro Santa Croce di Teramo, i Cobas Abruzzo, Poteri al Popolo di Roma, vari comitati cittadini di tutta la regione impegnati nelle varie vertenze ambientali, come quella, per citarne alcune, contro il metanodotto SNAM di Sulmona, presente anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo. Giù le mani dal Gran Sasso, l'Abruzzo non si vede, alcuni degli slogan scritti sugli striscioni del corteo. Un corteo che è partito dalla sede del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, ad Assergi, e ha raggiunto l'Istituto di Fisica Nucleare distante un paio di chilometri. Qui è stata lasciata come gesto simbolico l'acqua delle sorgenti alimentate dall'acquifero del Gran Sasso. Un corteo pacifico che non ha fatto registrare incidenti né momenti di tensione, unico disagio ovviamente il rallentamento al traffico all'altezza dell'imbocco del casello della 24. Il rischio è che non c'è il controllo, bisogna assolutamente richiedere fondi da stanziare da parte del governo per mettere in sicurezza tutta la conduttura dell'acqua, tutto il sistema dell'acqua del Gran Sasso, perché qui il pericolo non è soltanto per Teramo o per l'Aquila, qui il pericolo è per tutto. L'Abruzzo deve dimostrarlo, noi attendiamo che ci siano queste verifiche e comunque l'impianto idrico è obsoleto, quindi comunque va rimesso in sesto, va rimesso in sicurezza affinché non ci siano rischi di infiltrazioni di nessun tipo.